Tutti almeno una volta abbiamo litigato con un robot. A me è capitato di avere diverbi con quello da cucina, per esempio. Oppure di intrattenere strane conversazioni con l'assistente vocale. Ecco, questo a Susan Calvin non accadrebbe mai. Chi è Susan Calvin? È la protagonista della nostra storia. L'anziana robopsicologa della US Robots. Corre l'anno 2057 e un giornalista della Interplanetary Press riesce ad ottenere un'intervista con lei a pochi giorni dal pensionamento. Nell'arco della sua lunga vita, Susan l'ha vista nascere la robotica, evolversi e rinnovarsi. Così come ha assistito al rapporto non sempre idilliaco tra uomini e macchine, tra esseri umani e possessori di un cervello positronico. Un rapporto ricco di contrasti, come spesso accade quando la paura prende il sopravvento. Perché, si sa, tutto ciò che è nuovo fa paura. Per fortuna ci sono le tre leggi della robotica a mantenere l'ordine. Non le conoscete? Ecco la prima. Un robot non può recare danno agli esseri umani, né può permettere che a causa del suo mancato intervento gli esseri umani ricevano danni. Ecco la seconda. Un robot deve obbedire agli ordini impartiti dagli esseri umani, a meno che ciò non vada in contrasto con la prima legge. E infine, la terza. Un robot deve salvaguardare la propria esistenza, a meno che ciò non contrasti con la prima e con la seconda legge. Tornando alla nostra intervista, Susan inizia a raccontare al giornalista alcuni aneddoti sui robot, come quello del lontano 1988. Gloria ha 8 anni e vuole un mondo di bene a Robby, il suo amico robot. Ci gioca nascondino, si fa portare a cavalcioni sulla schiena, ma la madre non è entusiasta. Per lei i bambini non dovrebbero essere accuditi da un babysitter di metallo. Così, un giorno, lei e il marito decidono di fare sparire Robby. La bambina si dispera, ma non demorde. Dopo qualche mese ritrova il suo amato robot, che la salva da un brutto incidente, obbedendo alla prima legge della robotica. Solo allora la madre si convince che forse, tra sua figlia e Robby, c'è davvero un rapporto speciale. Non si può dire lo stesso, purtroppo, della relazione tra umani e robot dell'iperbase. Un giorno, infatti, uno degli scienziati perde le staffe e manda il robot Nestor a quel paese. Peccato che Nestor esegua l'ordine alla lettera, scomparendo nel nulla. L'intervista continua con le disavventure di una coppia di esploratori spaziali in missione su Mercurio, Gregory Powell e Michael Donovan. È il 2015 e i due sono sul pianeta solo da una manciata di ore. E già, si trovano nei guai fino al collo. Devono verificare se sia possibile riaprire la vecchia stazione mineraria. Ma i banchi di cellule fotoelettriche, l'unica barriera capace di difenderli dal sole, sono fuori uso. Donovan manda il robot Speedy in cerca di selenio, ma appena il robot ne trova una pozza, inizia a girare in tondo come fosse ubriaco. Agli esploratori non resta che raggiungerlo e cercare di risolvere il problema grazie alle leggi della robotica, in una corsa contro il tempo. Anni dopo, sulla stazione spaziale numero 5, Powell e Donovan si ritrovano a litigare con Cutie, un robot estremamente intelligente. Forse anche troppo, dato che non crede possibile che siano stati gli esseri umani a dargli la vita. A quel punto, Susan arriva a raccontare una storia che le è accaduta personalmente. Herbie è un robot che è in grado di leggere nel pensiero. E sapendo che le piace un suo collega senza essere corrisposta, per non farla soffrire, inizia a fare una cosa insolita per un robot. Mentire. Ma questo vuol dire infrangere una delle tre leggi, arrivando ad autodistruggersi. Susan, infine, ricorda il giorno in cui è stato eletto il primo robot sindaco della storia. Ma sarà vero? Le chiede il giornalista. Senza rispondere, la robopsicologa si alza dalla scrivania. È stanca. Ha vissuto tutto fin dal principio, quando i robot non potevano neppure parlare. E oggi, addirittura, sono in grado di salvare l'umanità dai suoi errori. La strada percorsa è stata lunga e per Susan è arrivato il momento di concedersi una tregua. Domani cosa accadrà? Le chiede il giornalista. Sarete voi a scoprirlo. È la sibillina risposta. Così si conclude questa antologia di racconti con cui, nel secondo dopoguerra, quando ancora l'intelligenza artificiale neanche esisteva, Isaac Asimov ha dato una sbirciatina nel futuro, all'alba di un nuovo giorno. Ci vediamo presto per il prossimo libro.